Amici cacciatori, amiche cacciatrici, benvenuti a Caccia Village TV, questo nuovo format in cui vi daremo tantissime informazioni nel mondo della caccia, parleremo di caccia, racconteremo di caccia e soprattutto informeremo voi affezionati alla nostra fiera di tutte le novità che da oggi prepareranno il Caccia Village 2020. Siamo qui con il nostro amico Luigi Giusti, volto noto ovviamente del panorama venatorio, volto noto ovviamente di Sky Caccia e Pesca, che collabora ormai con la nostra fiera da molto tempo e sicuramente lui l'ha vista cambiare, l'ha vista crescere, l'ha vista modificarsi in tutte le sue forme. Quindi dai Luigi, raccontaci com'è cambiato nel tempo Caccia Village. Ma da quando 3 anni fa ho iniziato a collaborare con Andrea Castellani per la fiera, ho cercato di suggerire, diciamo, dei cambiamenti nel format da diciamo prettamente commerciale, anche aggiungendo una componente che fa parte un po' anche, diciamo, della mia attività, che è la formazione venatoria. Abbiamo quindi cominciato a inserire nel, diciamo così, nel palinsesto di Caccia Village corsi, workshop, eventi che hanno fra l'altro riscosso anche un ottimo successo, ma che hanno anche avuto, diciamo così, il risultato di cambiare il volto della fiera, che a mio personale giudizio si è qualificata ed ha assunto, credo, oggi una veste importante, non solo promozione commerciale ma anche contenuti tecnici, formativi per quello che è l'attività venatoria. Sì, anche perché, come hai detto tu, Caccia Village non è più soltanto una fiera commerciale, ma è una fiera che ha come obiettivo quello di formare, informare, far crescere, far diventare proprio anche i nuovi cacciatori, dei cacciatori i più esperti possibili. Non da caso l'anno scorso abbiamo formato oltre 500 cacciatori con i nostri corsi di caccia a cinghiale imbraccata, un tema sulla sicurezza che sicuramente è un tema molto sentito, soprattutto in questo periodo. E poi questi corsi, dopo Caccia Village, anche con te, sono continuati perché il progetto è stato sposato anche da altre associazioni venatorie e quindi è continuato, e sicuramente anche quest'anno sarà uno dei punti dei punti forti, insomma, della nostra fiera. Sì, direi che una cosa bella proprio di quello che abbiamo fatto nella fiera l'anno scorso, che era il corso sulla sicurezza nella caccia imbraccata, è stato il fatto che ha avuto un seguito al di fuori della fiera, cioè dopo la fiera e durante tutto l'anno. Qui abbiamo continuato a fare formazione ed è sostanzialmente, credo, il riconoscimento migliore che si possa dare a un evento che è quello della fiera, ma che, volendo fare formazione, praticamente non finisce la sua attività nei giorni della fiera, diciamo così, ma prosegue e proseguirà sicuramente anche nella prossima edizione. Beh, questo nostro incontro oggi e questo nuovo format è proprio serve proprio per far vedere che Caccia Village non è semplicemente concentrata all'interno della fiera, ma è un qualcosa che va avanti nel tempo, che accompagna la fiera, dopo la fiera, insomma un format tutto nuovo dedicato a tutti i nostri amici e amanti della caccia. Bene, io direi di chiudere qui questo nostro primo video introduttivo. Invitiamo tutti i nostri amici a seguirci sulle nostre pagine Facebook, sul nostro profilo Instagram e ovviamente qui su YouTube, dove da oggi in poi partiranno tutta una serie di video informativi che riguarderanno Caccia Village, ma non solo. E ci vediamo ovviamente al prossimo video, in cui Luigi entreremo proprio nel vivo e parleremo degli appuntamenti di quest'anno. Edizione.